La fuga di Cesare Battisti si è conclusa in Bolivia. L'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo è stato intercettato e bloccato da una squadra speciale dell'Interpol, formata anche da investigatori italiani e brasiliani, mentre camminava in una strada di Santa Cruz de la Sierra, nell'entroterra boliviano. Battisti non avrebbe opposto resistenza all'arresto. Immediato il tweet del figlio deputato del presidente brasiliano Bolsonaro, che rivolgendosi a Matteo Salvini scrive: «Il piccolo regalo è in arrivo». La risposta del vice premier e ministro dell'interno non si è fatta attendere. La pacchia è finita, rivolgendosi a Battisti, che in un'intervista dichiarò di preferire le spiagge brasiliane alle aule di tribunale. Condannato a 2 ergastoli in Italia per 4 omicidi avvenuti alla fine degli anni 70, Battisti potrebbe essere trasferito in Italia tra oggi e domani. Le autorità stanno valutando se l'estradizione debba avvenire direttamente dalla Bolivia o passando per il Brasile.